Oh, e cari tutti, ragazzi, io sono Genius39 e ci sono anch'io, Stone. Allora, ragazzi, io sono Genius39, sono un giorno di PvP di Ellsworth. Siamo qua, finalmente tornati, come ogni domenica. Vi ricordo che di solito i video sarebbero alle 14.30, ma adesso che c'è World True Dragon Ball Xenoverse 2, tutti i video normali che sarebbero stati pubblicati a quell'orario sono stati posticipati alle 7.30. Ma penso che lo sappiate, perché guardate più quelli che i World True di Dragon Ball Xenoverse 2, ragazzi. Lo so che ad alcuni non può non piacere, qualcuno non segue World True, qualcuno non vuole spoilerare sul... non vuole magari spoiler su pure sul gameplay, oppure direttamente lo vede da altri più grandi. Lo so, non faccio un problema di questo. Però gli altri video hanno sempre le solite visual, mentre i video di Ellsworth hanno avuto un calo, ma sono sempre quelli più visti. Comunque questa qua lagga, ma perché bisogna beccare la gente che lagga? Già prima non si beccava nessuno da 5 minuti che aspettava un PvP e non si è mai trovato niente. Questa qua adesso arriva che lagga, c'è una vacca? Che cos'è quel titolo con la vacca? Un nuovo, un evento? È strano. Cattura, sì, non siamo su Pokémon, non mi devi catturare. A proposito di Pokémon, ieri sera alle 7.30 appunto è uscita nuova lotta Wi-Fi Pokémon, per chi fosse interessato. Ok, comunque ora non sta più laggando, ci sta facendo il culo. E sta mappa mi fa cagare, perché mi devi mettere sempre qui davanti a sto catenaccio così che io non vedo niente? Che cazzarola. Vabbè, mi fa tutte le mosse lei, io non posso fare niente. Che cazzo siamo su Brawl? Vabbè, abbiamo perso, ciao. Non riesco a toccarla? Serio? Vabbè, sprechiamo le mosse, evviva! Ok che sono arrugginito perché Elzo non ci gioco da una vita, perché per via del World True e dei doppi video che devo fare al giorno, più la scuola, non ho tempo per giocare a un cazzo in pratica. Registro, edito e carico e basta. Oh, l'abbiamo percata, alleluia, si è fatto qualcosa, incredibile davvero. Adesso vediamo se si fa il comeback, ma è impossibile, anche perché abbiamo failato la combo, siamo molto molto scemi. Poi siamo, in realtà sono, non c'entrate niente voi, però vabbè. Vai. Partecipate al secondo contest grafico Raven per Rena. C'è una ship Raven-Rena? Non lo sapevo mica. Ah, cioè, 1:13 per trovare un PvP. Ok che sono le 8 di sera, forse la gente sta mangiando, però qualcuno ci dovrebbe pure essere. Andiamo. E non mi dire che è la stessa arena di prima. Cioè è la stessa area di prima. Ok, no, è Kamito Sword. Ed è un Ellsworth livello 85. Comunque vedete in chat, ho scritto qualcuno abbina PvP perché i PvP non si trovavano. E quindi ho dovuto far svegliare la gente. Ho detto, uè, svegliatv, avviati i PvP, andiamo. Perderemo malamente contro questo, perché già lo vedo con ste ali, questo vestitino, questa spada che ci ha rallentato, quindi probabilmente si perde. Però noi non perdiamo la speranza, ci si può sempre fare. Però se lui ogni colpo che dà c'ha l'effetto, però è un po' da stronzi. Vai, la super wombo, si è fatta, si è levata mezza vita. Perfetto, facciamo pure il laser guidato, vediamo di non farlo cadere, e invece cade lui di sua spontanea volontà. Oh mio, perché sei immobile, amico? Stai scrivendo? Non lo so, non posso sapere se stai scrivendo, se mi conosci, non voglio lasciarti fermo, perché ti hai rifermato te e io non ti ho chiesto niente. Quindi, boh. Trasformazione. E adesso però non ci abbiamo il mana, perché abbiamo mana breccato. Ole, vieni qua, rabbia di Oriad, ok, perfetta, l'abbiamo colpito. E ha fatto una capriola all'indietro. No. Lasciaci stare subito in pace. Adesso. Vieni. Vai, non è il momento. Non l'ho colpito, serio, l'ho lisciato, ma stiamo scherzando. A parte, perché faccio questa? Non devo fare questa. No, ora si perde, guarda. Ora se si perde. Coraggio, attacca sta sega. Questo qua ci ha avvelenato comunque. Probabilmente moriremo per il veleno. Si è preso pure il gigante. Sì, ciao. Ciao proprio. Ciao. Installiamolo. Possiamo farlo. Ok, si può fare. Possiamo ancora vincerla. Non dobbiamo fare passi falsi però.
I passi falsi come le persone falsi su Facebook che non dicono buongiornissimo caffè. Che cazzo fa? Perché sta spammando? Ma perché non lo colpisci? E vabbè, si è perso così. Invece no, siamo ancora vivi e invece no, siamo morti. È possibile che quel colpo non va mai un attimino sopra, un attimino sotto, eh? Era vinta. Era vinta. Se si colpiva era vinta. Vabbè, ciao. Si è partiti bene proprio in sto video, 2 PvP, 2 sconfitte, ok? Che sono arrugginito perché appunto non sto facendo nient'altro che registrare e basta in sti giorni, però cazzo. Ok, PvP trovato, probabilmente è sempre lui, vediamo un po', magari ci becchiamo la rivincita, perché quella partita era vinta da me. Ok, è lui. Aveva molto più vantaggio lui e molta più bravura di me, quello è sottinteso perché io faccio cagare, lo sappiamo tutti quanti, e su Elsword non diventerò mai bravo. Potete dirmi quello che vi pare, darmi consigli che vi pare, io posso anche farli, ma bravo non ci divento mai, come in qualsiasi altro gioco in pratica. Anche negli altri giochi me la cavo, non è che sono chissà quanto forte, c'è gente che mi ha detto che sono forte a Brawlhalla. Ok, è il gioco dove vado meglio. Insieme ai Pokémon, perché Pokémon non c'è bisogno di muoversi, fare combo, ma è tutta strategia, mente, eccetera, eccetera. È vero che sono abbastanza bravo su Brawl, però non mi posso definire forte. Cioè, mi ammazzerebbero anche Yoro, come è successo in alcune parti della Road. Comunque, no, voglio usare la E. Ok, Prisma. Dopo l'ho congelato e rallentato, però lui è più veloce. No, scherzo, non è più veloce, è soltanto che stava. Mi aveva già preso in combo e quindi doveva continuarla. Sono scemo io, lo so. Questa roba però la smetti. No, no, oddio cos'è? Ma frame droppato Ellsworth. Ma what? Ma da quando in qua mi frame droppa Ellsworth? Ma riframe droppato. Appena mi lascia. Appena mi lascia. Ok, sono caduto, perfetto. Vai, l'abbiamo colpito. Sì, l'abbiamo preso. Cos'è sta lama? Oddio. No, no, mate. No, mate. No. Accresci potere di grazie. Vai! 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 Perché non ho più mana per fare un cazzo. No, ci ha dato il testone. Vaffanculo. Ecco perché si è levato così poco. Ci ha dato il malus. Proprio ci vuole male. Ci vuole male Ellsworth oggi. Ellsworth ha inteso il gioco comunque, non lui. Comunque questo qua avvelena, brucia, ferma. Ma quanti attributi c'ha? C'ha tutto quanto su sta spada. Moriamo. Ah, ok, non ci ha bruciati, per fortuna. Vabbè, che ti devo dire? Che ti devo dire? Ero meglio col Diabolic Esper. Ero meglio col Diabolic Esper. Quando cazzo rifate un evento che voglio cambiare di nuovo classe? Ok, trovato l'ultimo PvP per oggi. Vediamo, speriamo che non sia l'altro Ellsworth e speriamo di vincerne minimo uno. È già il quarto PvP che facciamo questo qua, in teoria. Sono stati tutti quanti molto veloci, lo so, ma sono troppo arrugginito. Invece no, è ancora lui. Continuiamo a beccare lui perché ovviamente stiamo giocando soltanto io e lui. Wow. Comunque l'Azure Void ancora non l'ho disinstallato, quindi qualche volta magari potrei andare lì se mi dite che c'è più gente. Comunque si è cambiato i vestiti nel frattempo, quindi adesso potremmo batterlo, anche se non penso che si cambia e si metta qualcosa di più debole. Però vabbè, non si può mai sapere. La spada è sempre la stessa, che ha tutti gli attributi. Non lo so come funziona Ellsworth, ma penso sia una roba proprio sua. Di questa qua, perché questo qua è l'evocatore di non mi ricordo cosa, come si chiama, però è un evocatore qualcosa. Sì, va bene, però ci potresti anche lasciare. Non sa fare le combo lunghe, per mia fortuna. Poi installiamo. Coraggio, attacca. Rallentalo. Bloccalo, anzi. E adesso vai. L'abbiamo colpito, non si è mobilizzato. Ma what? Doveva fermarsi. Quello continuava a correre, nonostante il mio super colpo, e vabbè. Ora vai. Però non c'ho mana per il resto. Legit. Ok, c'ha sempre più vita lui rispetto a noi, eh. E vabbè, c'ha lo scudo incorporato questo. Cioè, gli vado a fare la combo, lui c'ha lo scudo protettivo incorporato, seriamente.
sempre. Oh, solo sta lama. Una mossa mi fa. Lama lunare. Fine. Quella è la sua mossa. E va bene. Dammi un gesto di Lipia. O qua mi metto a fare troll come nell'episodio 16 di Ellsworth. Le. No, no. Madonna, l'ho visto troppo tardi. C'era già lui. Vabbè, ci riammazza, abbiamo capito. Forse no. Vai, vai, vai. Vabbè, lama lunare, la fai così mentre ti attacco io. Legit, molto legit. Che episodio fallimentare, ragazzi. Che madonna, faccio veramente troppo cagare. Quasi quasi non ve li porto più i PvP di Ellsworth, madonna. Faccio troppo schifo. Comunque per questo video è tutto, se vi è piaciuto mettete piace, aumentate il seguito della scritta, passate a Facebook, Instagram, TS, Telegram, che sono in descrizione, sono stato veramente una merda, una pippa assurda in sto video, anche Meteor che ha appena ricominciato a giocare a Ellsworth sicuramente è meglio di me. Comunque noi ci vediamo domani con un prossimo video, ciao ragazzi, sì perché Meteor finalmente può rigiocare a Ellsworth, il problema era nel sistema operativo di Windows. Magari passate anche al suo canale. Ciao ragazzi. Ciao, sono la voce parlante di quest'outro. Clicca sopra il nostro logo per iscriverti al canale. Invece se vuoi vedere i nostri video precedenti, clicca uno dei due video che trovi sulla tua sinistra. E buona permanenza sul canale.